Ciao a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo incredibile video su Giocherina e il dopo Natale. Ebbene, si tratta ragazzi di un videogame creato interamente per me da The Wolf Denton 20, che saluto e ringrazio profondamente nell'animo perché è un pensiero assolutamente meraviglioso. E io non ho la minima idea di cosa tratterà questo gioco, ragazzi. Ovviamente ci sarò io protagonista molto probabilmente, per cui io non vedo l'ora di andarlo a giocare. Benvenuta Giocherina. Grazie. Sei pronta ad iniziare la tua avventura? Oddio, ragazzi, sta cosa è fighissima. Sì, prontissima. Beh, un'avventura natalizia casalinga, per essere chiari, ok? Perché effettivamente lui, ragazzi, l'ha, insomma, confezionato, tra virgolette, per il periodo natalizio. Però io, ovviamente, siccome devo arrivare sempre in ritardo con le varie cose, insomma, eccoci qua. Ma tranquilla, non sarai mica sola. Qualcuno di molto speciale ti aiuterà nell'impresa. E chi sarà mai? Prima di tutto, ovviamente, devi svegliarti e alzarti dal tuo letto. Wow, quanto ho dormito! Sono ancora assonnata. Hai dormito troppo, quindi non provare a riaddormentarti. Eh? Chi ha parlato? Oddio, fighissimo. Sono proprio Sì, sono proprio io. Sì, ti vedo. E non noti niente di strano? Beh, in effetti non capisco come faccio ad essere già vestita. A parte questo, hai ragione, Robin, il letto si è rifatto da solo. Non ti sei accorta che sto parlando la lingua comune degli esseri umani? Sveglia! Oh, cacchio, è vero! Robin mi guarda così. Beh, comunque oggi è un giorno particolare. E che giorno è? Beh, è il giorno del dopo Natale, perciò si torna alla solita monotonia dei video normali. Beh, che peccato, ma oggi avrei qualche difficoltà a farlo. Che intendi dire con questo? Beh, la porta è chiusa a chiave e tu dovrai trovarla per poter uscire da qui. Ma non ha alcun senso, perché mi servirebbe una chiave per uscire da camera mia? Perché così vanno le cose. Prima la trovi, meglio è. Qualche indizio, tesoruccio? Sì, non farti scappare nulla, controlla bene dappertutto, interagisci con qualsiasi cosa. Per muoverti, usa le frecce direzionali. Cioè, ragazzi, ci rendiamo conto che Robin mi sta dando le indicazioni per muovermi, non so se, eh. E premi invio quando vuoi interagire con qualcosa, ma puoi utilizzare anche la barra spaziatrice o il tuo mouse. Non sono molto convinta. Oh, e ricorda che per salvare devi premere Esc e poi su Salva. Va bene, Robin, ho capito. Possiamo andare ora? Certo. Ok, ci siamo, ragazzi. Siamo in game. Oddio, che carino! Io ho messo di, insomma, l'opzione che corrono sempre, così, insomma, andiamo un pochettino più veloci. È incredibile, Robin mi sta seguendo dappertutto, Robin mi parla. L'orsetto. Quando Rodrigo va a lavorare, lascia sempre Baloo accanto a me! Baloo! Robin è sempre super scettica. Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Che bello! Edgar Allan Poe, bellissimo. Ok, ragazzi, sta cosa è meravigliosa perché c'è l'alberello qui, c'è un quadro qui. Possiamo interagire? No, ok, però posso usare il mouse anche per muoverci. Direi che forse userò questo. Specchio, servo delle mie brame, avanti, non indugiare, dimmi chi è la più bella del reame. Maestà, al reame la più bella sei certamente tu. Questa non sono io, però. Ma al di là dei monti, presso i sette nani, Biancaneve lo è di più. Biancaneve! Ovviamente citazione a Biancaneve e i sette nani, mi pare ovvio. Allora, questa bambola mi dà i brividi.
Posso rimediare distruggendola. Non esagerare, Robin. Potrebbe vendicarsi, ovviamente. Questi fiori profumano di fiori. Ma dai, davvero. Un albero di Natale. Non c'è nulla qui. Cioè, ragazzi, non so se ci stiamo rendendo conto del lavoraccio che ha dovuto fare sto ragazzo. E quindi, cioè, già solo l'idea di questo, ragazzi, cioè, io veramente non so che dire. Vuoi aprire l'armadio? Direi di sì. Congratulazioni, hai trovato la chiave. Yabadabadu! Brava! Sì, sono la migliore. Allora, possiamo uscire adesso. Fantastico. Eccoci qua, siamo in corridoio. Ehi, c'è qualcosa di strano qui. Hai ragione, troppe decorazioni natalizie ancora integre. Dovrei rimediare. Intendevo che la casa sembra strutturata diversamente adesso. Fa niente, adesso voglio andare a registrare. Ovviamente. Non puoi! Perché? La stanza è chiusa a chiave. Cosa? Oddio, che cosa terrificante. Ma è un disastro. Oh no, tutte le stanze della casa sono chiuse a chiave. Che cosa dovrei fare? Semplice, stanza per stanza troverai una chiave. Inizia dalla cucina. Ed è quello che farò. Iniziamo dalla cucina allora. Che sarebbe la stanza senza porta, quella più in alto. Ok, allora inizieremo proprio dalla cucina, ragazzi. Cioè, non so se tutti gli effetti sonori, tutte le faccine. Cioè, è troppo bello tutto questo. Adoro le decorazioni natalizie. Wow, minchia, sta cucina è gigantesca, tipo. Questi avanzi che sono? Babbo Natale sarà felice. Ah, sono biscotti, ok. Sono la colazione perfetta. Ah, questa è una nota. Ehi, ma tu guarda, è una lettera. Ed è da... Lasciami indovinare. Ma è da Rodrigo. Oh, ero felice. Ma non mi dire. Vuoi leggere la lettera? Sì. Certo che voglio leggerla. Cosa credevi? Ciao Pucci Pucci Picci Picci. Sono il tuo Pucci che... Se stai leggendo questa lettera significa che sono al lavoro. Non mangiare i biscotti sul tavolo perché sono per Babbo Natale. Lo stiamo ancora aspettando, ricordi? Baci il tuo Pucci Pacci Pucci Pucci. È così romantico. Sto per vomitare una palla di pelo ripiena di zucchero. Zitta Robin. Adesso vado a mangiare la verdura. Perché vado a mangiare la verdura? Oddio ragazzi, è tutto bellissimo. Da qui vedo il mio balcone e il cielo. Beh, sembra proprio che la neve non sia caduta stanotte. Beh no, controlliamo qua, non possiamo. Controlliamo qua, il regalo, non possiamo. Qua c'è la verdura. Ecco a cosa si riferiva Rodrigo. Ehi, ma questa verdura pesa più del solito. Forse c'è qualcosa all'interno. Qualcosa che forse servirà al tuo scopo. Lasciami pensare. La chiave per il bagno. Brava. Ma cosa diavolo ci fa una chiave dentro un cavolo? Ti ricordo che hai una gatta parlante. Non mi farei troppe domande se fossi in te. Tutto è assurdo nel giorno del dopo Natale. Detesto ammetterlo, ma hai ragione, Robin. Ovvio che ho ragione. E adesso taglia quel cavolo. E come credi che possa farlo senza un coltello? Beh, sei in una cucina. E quindi... Cercalo! Oddio ragazzi, è troppo bello, è bellissimo tutto ciò. Vuoi aprire il frigo? Sì. Niente di interessante, solo cibo e bevande. Nessun coltello. Ok, qui. Niente. Qui. Nessun coltello messo a lavare qui. Cioè ragazzi, vi rendete conto che addirittura ha specificato che non è stato messo a lavare un coltello? Cioè, fantastico. Ehi, un regalo sospetto da Rodrigo. Sarà qui il famoso coltello. Forse dovrei aprirlo. Non se ne parla, devi aspettare che Rodrigo torni prima. Sarà qualcosa di speciale. Oh, non dire sciocchezze, Rodrigo non si offenderà. Vuoi aprire il regalo? Oddio, non lo so ragazzi, che facciamo? Lo apriamo? Sì, dai. Hai trovato un coltello! La mia curiosità mi precede ragazzi, io sono sempre troppo curiosa. Mi ha davvero regalato un coltello. Beh, è quello che ti aspettavi di trovare. Ero ironica, Robin. Guarda il lato positivo, almeno puoi tagliare quel cavolo. Ah, fantastico. Vuoi tagliare il cavolo? Sì. Banzai! Wow!
Hai trovato la chiave per il cesso? Ovvio. Andiamo in bagno adesso. Ehi Robby, sei davvero molto utile oggi. Vuoi dei deliziosi croccantini come premio? Preferirei un entrée di ricotta con alici marinate e caviale, a seguire spaghetti agli scampi e poi filetto al pepe rosa scottato con purea di patate. Palato raffinato. Come, scusa? Niente, sogniamo ad occhi aperti. Andiamo in bagno, su, coraggio. Andiamo. E si va, ragazzi, si va in bagno. Sarà questa porta qui? O sarà qui? Ah, perfetto. Bene. Almeno non c'è puzza. Forza, non c'è tempo da perdere. Cerchiamo la chiave. Vorrei capire da quanto tempo prendo ordini da un gatto. Hai pensato qualcosa? No, niente. Ok, cerchiamo la chiave. Guanti e asciugamani. Non vedo nessuna chiave qui, a meno che nei cassetti. Oh, sono chiusi. Minchia, sono chiusi pure i cassetti. L'armadietto è chiuso, ma è tutto chiuso. Pensi sia dentro la vasca? Potrei provare. Vuoi controllare dentro la vasca piena d'acqua? Sì. Oh, l'acqua è freddissima. Brr, adesso capisco cosa hanno provato le vittime del Titanic. Ci sono molte differenze. Loro per esempio erano sommersi nell'oceano Atlantico. Questa qui è una vasca e tu ci sei solo sommerso mezzo braccio. È arrivata Robin la sapientona. Hai trovato qualcosa? No. Ok ragazzi, allora, sto rapporto che ho con Robin è assolutamente meraviglioso, perché io penso che sarebbe proprio così se Robin potesse parlare. La bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città. Fai un salto, fanne un altro, fai la giravolta, falla un'altra volta, guarda in su, guarda in giù, trova quella cavolo di chiave ora o mai più. Bellissimo ragazzi, assolutamente. Non c'è niente di più importante della propria igiene personale, sono d'accordo. Ok, non c'è nient'altro? Nel cesso? Non metterò mai le mie mani nude qui dentro, assolutamente no. Al massimo dovrei avere dei guanti per farlo. Ok, qua c'erano dei guanti, no? Guanti asciugamani, quindi... Hai preso i guanti, fantastico. Adesso sì che possiamo mettere le mani nel cesso, però che schifo, scusa, eh. Ma tu hai dei guanti? Vuoi cercare? Sì. È disgustoso. Guardate che comunque io ci tengo all'igiene del bagno. Quindi comunque il water è pulito. Però fa schifo comunque. Però hai trovato qualcosa. Ehi, è una chiave. Ma non è quella che stiamo cercando. Questa chiave apre l'armadietto che trovi vicino l'entrata del bagno. Grande, Robin sa tutto di tutte le chiavi. Perfetto, apriamo l'armadietto ragazzi. L'armadietto è chiuso, ma ora che hai una chiave potrai aprirlo. Bene. Sì, apriamolo. Hai trovato la chiave per il soggiorno, fantastico. Sì, ci stiamo avvicinando, soggiorno, sto arrivando. Andiamo. Dove sarà il soggiorno? Sarà di qua? Qua? Ah, ok. Manca poco ormai. Già. Su con la vita, Robin, presto andrò a registrare. Sì, è vero. Ok, ammazza quanti regali, ragazzi. Oh, che carino. Sarei proprio io. Nella calza? La calza di Robin. Oh, che bello, c'è pure la calza di Robin. Beh, in mezzo alle ceneri non c'è nessuna chiave. Ok. La libreria. Io sì che sono una brava lettrice. Mi faccio i complimenti da sola. A chi potrei chiamare per un aiuto da casa? Wally, Rodrigo o mamma? Mamma, mamma. Ho deciso, chiamerò mia mamma. Pronto? Oh, la mia mamma! Ciao, ma come va? Ciao tesoro, sto bene, grazie. E tu? Sai, io sono tua madre, riconosco sempre quando hai qualche problema, questo me lo dice sempre. Beh, in effetti, tutte le porte di casa tua sono chiuse a chiave e tu stai cercando di ritrovarle perché sono misteriosamente scomparse. Dico bene? Ah, come fa a saperlo? Sta tranquilla tesoro, sono sicura che riuscirei a trovarle, ti conosco. Tu sei forte. Oh, mamma. Ciao tesoro, ci sentiamo stasera. Ok. No, che bello. Possiamo chiamare Rodrigo? Wow. Chiamerò il mio Rodrigo. Amore! È bellissimo!
Pronto? Ciao Pucci Picci, dedicherò questo minuto a te e poi tornerò al lavoro. Sono già passati 5 secondi, 55, 54, 53. Rodrigo, sai dove si trova la chiave per lo studio? No! Grandioso, io cosa dovrei fare adesso? Ti consiglierei di sederti comoda e guardare un po' di TV, rilassati e potrei ricordarti dove l'hai lasciata. Ehi, io non l'ho mica... Ehi, TV? È una buona idea! Grazie Pacci Pecci Picci Pucci! A stasera? Attacca tu! No, fa tu! No, tu! Ok! Sì, a stasera, regalatore di coltelli! Su, forza, guardiamo un po' di TV! Wow! Chissà cosa c'è in TV, dovrei forse guardarla? Sì, viva la TV! Esattamente! Che canale vuoi vedere? Oh, cartoni animati. Vediamo i cartoni animati. Ciao cavallo, ciao gallina. Hai visto la signora pecora? Qualcuno mi ha chiamato? Sono stata io, signora pecora. Che vuoi, figliola? Hai visto il signor topo? Sono qui, qualcuno mi ha chiamato? Sì, sono stata io, signor topo. Devi dirmi qualcosa, gallina. Sì, dov'è il cavallo? Che cartoni stupidi. Documentario sugli animali? Ehi Robin, qui c'è qualcosa che potrà interessarti. Non sarà mica un documentario sugli animali. Salve a tutti, sono Anastasio e questo è un documentario sugli animali. E oggi parleremo degli animali e della loro gelosia. Diamo la linea alla signora Giuseppina e sentiamo cosa saprà dirci. Ciao a tutti! Signora Giuseppina, ci parli della sua piccola cagna. Ma come si permette, scusi? Intendevo il suo cane, signora. Oh, la mia piccola lady. Esatto. Oh, ma lei è molto amichevole e soprattutto molto gelosa. Fa delle cose impensabili. Come, per esempio? Pensi che l'altra volta stavo facendo i lavori a maglia e lady di nascosto mi ha portato via ago e filo. Si rende conto? E perché mai avrebbe dovuto farlo? I cani sono molto intelligenti, Anastasio, capiscono cosa ci distrae dalla loro presenza. Ha nascosto ago e filo così che potessi badare a lei. Quindi cosa vuole dire ai nostri ascoltatori? Che se avete animali in casa e non trovate qualcosa, potrebbe essere stato lui o lei. Nascondono qualsiasi cosa. Telefoni, cibo, penne, ago e filo e anche delle chiavi. Il silenzio di Robin. Amore... Possono anche ingannarvi mettendo gli oggetti in cose di loro proprietà, ciotole, lettiere e anche calze natalizie. Il cane fa l'ognori. E con questo è tutto, amici ascoltatori. Un saluto da Anastasio, dalla signora Giuseppina e dalla sua piccola lady. Non sono piccola, strunz! Robin! Guarda che parlavano di cani, non osare pensare che io abbia. E ricordate la stessa cosa riguardo ai gatti. Diamine, non puoi credere a qualsiasi cosa si vede in TV. Su, via, guardiamo qualcos'altro. No, cara Robin, io adesso controllerò nella tua calza natalizia. Vediamo cosa c'è qua dentro. Aspetta, voglio confessare. Robin, la chiave è dentro la mia calza. Ammetto che ho organizzato tutto io. Sono stata io a nasconderle tutte. Amore della mia vita! Robin, perché hai fatto questo? Perché volevo stare con te, amore! Cosa? La TV ha ragione. Volevo solo che passassimo un po' di tempo insieme. Io volevo solo starti accanto, amore mio! Robin... Così ho nascosto tutte le chiavi e ho aspettato che ti svegliassi. Così che potessi aiutarti a cercarle, la mia vita. Oh, mi dispiace tanto, non volevo farti arrabbiare. Oh, piccola, ti voglio bene. Oh, Robin, anch'io ti voglio bene. Adesso potrei andare a registrare il video. Vuoi venire anche tu? Sì, andiamo allora. Oh, abbiamo ottenuto la chiave dello studio, ragazzi. Ma che tenera la mia piccina. Voleva stare con me, amore. I biscotti di Babbo Natale, ok. Guardiamo un attimo sti regali. Quanti regali, ma non ho alcuna intenzione di aprirli questa volta. Ti ricordo che sono solo regali decorativi. C'è solo del compensato all'interno. Ah, fantastico. Va bene, non ci resta che andare nel nostro studio allora. Finalmente. Mio caro studio, oggi c'è Robin qui con noi e lei farà un video insieme a me. Vedrai studio, ci divertiremo.
Ciao. Amore, guardate queste scatole. Oh, il computer portatile. C'è la batteria scarica. Ah, accidenti. Qua, il telefono. Ora che sono qui non ho più bisogno di chiamare qualcuno. Ovviamente no. Gradisci un po' di tè, mia adorata gattina? Sono una gatta, non bevo tè. Ok, mettiamoci al lavoro. Bene, è il momento di giocare. Robin, che video portiamo oggi? Horror! Beh, a quanto pare le cose non sono cambiate. Ma vabbè, porterò un horror oggi. No, dai! Mi ha messo anche le cuffiazze! E what day a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovo video di Horror Game. Sì, è il nome del gioco, vi crea qualche problema forse? Bene, c'è la mia gattina Robin qui con noi. Ciao, umani! Sì, Robin parla, non scrivetemi nei commenti di darvi una motivazione perché non mi va. Iniziamo! Oddio. Oddio raga, no, dai che figata! Mi trovo in un bivio, prendo la strada buia e tempestosa o quella illuminata e rigogliosa? Direi che sceglieremo per farci del male quella buia e tempestosa. Me la sto facendo sotto, non so se ho fatto la scelta giusta ragazzi. Ah! Era un mio urlo quello? Direi che ne abbiamo abbastanza per oggi. Già! Ok, quello non era un mio urlo. È una mitragliatrice, accidenti! Andiamo a vedere! Cosa sta succedendo? Non ne posso più! E Wally! Ehi Wally, come butta? Quando è troppo, non ne posso più dei tuoi urli e di questo stupido palazzo! Dovrebbe essere il mio vicino! Wally, sta calmo! Quando è troppo, non ne posso più dei tuoi urli e di questo stupido palazzo! Abbiamo capito, Wally. Quindi avete capito che quando è troppo non ne posso più dei tuoi urli e di questo stupido palazzo. Sì, Wally, mi dispiace, ok? No, perché io non ne posso più dei tuoi urli di questo stupido palazzo. Mani in alto. Ti sei messo contro le persone sbagliate, Wally. Robin parla? Bene, allora devo proprio farvi fuori. No, Wally, siamo noi a farti fuori. Volete combattere? Bene, assumerò la mia vera forma allora. Di che parla? Lo scopriremo? Avvicinati a Wally e inizia la battaglia. Fantastico, ragazzi! Samurai! Oddio. È meraviglioso ragazzi. Allora combattiamo. Vai Mari, direi di usare magia, non ne abbiamo. Ok, attacca semplicemente Wally. E Robin direi che attacca Wally. Tac, boom. Tac, boom. Sì, abbiamo vinto ragazzi. Hai avuto quello che volevi, Wally. Esatto. Ma dove è andato? Aio. Oh, deve essersi seduto negli scalini per piangere. Oh. Che giornata oggi. Una grande avventura casalinga. Sì, è vero, Robin. E anche piena di stranezze. Beh, ho addirittura perso il conto. Già. Sei tu. Sei proprio tu, amore. Oh, ecco, e piange. Oddio, è bellissimo. Scusa se sono felice di vederti. Anch'io sono felice di vederti, Pucci Pucci. Ora sì che ci siamo, Picci Pocci. Ho incontrato Wally per le scale. Mi ha detto che d'ora in poi sarà più gentile con noi. Chissà perché. Ma tu guarda il buon vecchio Wally. Si meritava quella lezione. Eh? Volete dirmi qualcosa? Sì, che ti vogliamo bene. Robin parla. Sì, abbiamo una gatta parlante, bello eh? Beh, è una cosa molto curiosa. Cosa significa secondo voi? Chiamiamola magia. La magia del dopo Natale. Che nome ridicolo. Oh.
E qui si conclude questa avventura. Spero ti sia piaciuta. È stata una fortuna che tu abbia già giocato Alan Wake e Dishonored, perché mi hanno permesso di far venire alla luce questa robetta. Ah, per quanto riguarda Alan Wake e Dishonored, ragazzi, perché lui voleva farmi un regalo di Natale. E purtroppo io Alan Wake e Dishonored già ce li avevo comunque, e quindi non ha potuto regalarmi quei giochi lì. E per cui a quanto pare ha ben pensato di farmi questo regalo qua, che secondo me è stato assolutamente meraviglioso. Mi scuso in caso abbia tralasciato qualche erroruccio grammaticale in un testo, a me non mi sembra di averne visti, e ovviamente non mi scuso per il nonsense, perché l'intento era quello. Beh, ciao carissima, dal tuo amico e iscritto The Wolf Denton 20, ti voglio bene. Oh, che bello, raga! Dai, è stato bellissimo! Grazie. Allora, parliamone. È stato ovviamente breve, ma cioè super fantastico. Io penso che sia una delle idee più originali che io abbia mai visto, ovviamente per quanto riguarda giocherina il mio canale, perché ovviamente è stato un gioco comunque dedicato a me, che vedeva protagonista me e Robin, e come in secondo piano anche Rodrigo, ci ha messo anche la mia mamma. Cioè ragazzi, l'idea è stata veramente troppo originale e super carina. Immagino comunque ragazzi abbia impiegato anche diverso tempo per farlo, perché per quanto comunque possa sembrare una cosa semplice, immaginate ragazzi a mettere tutti gli oggetti, a dialoghi e tutto il resto, cioè ci ha messo pure la battaglia contro il vicino. È stato assolutamente meraviglioso. Grazie Ignazio, perché so che ti chiami Ignazio, grazie veramente di cuore, perché mi sono divertita tantissimo. È stata un'esperienza che ricorderò veramente con simpatia e con amore, perché anche l'idea che ci sta dietro è veramente molto tenera. Quindi grazie a te per avermi fatto questo meraviglioso regalo. Ti voglio un mondo di bene e ti mando un abbraccione speciale. Che dire ragazzi, questo video su giocherina e il dopo Natale termina qui. Ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi mando un saluto, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi. Ciao!